Buongiorno e benvenuti al Fatto, la rubrica di commento giornalistico di Sipario TV. Lui è? Gabriele Costanza, voi già mi conoscete tutti. E io sono Giancarlo Polenghi, come sempre. Allora, Gabriele, che cosa vuoi commentare oggi? Questa volta io voglio commentare una notizia seria e sapere di quello che succederà di questa settimana quando saremo domenica 10 novembre. Parla di Santa Trinita e Lungarni che cambiano da domenica sul ponte solo a piedi o in bici e fanno anche un'inversione dei sensi di marcia ai lati del fiume. Ok, Cerchiamo di quindi capirla. cerchiamo di capirla. Sembra che, almeno così dice il giornale, che avremo 12 ettari Pedonali. pedonali e che il sindaco Renzi ha quindi annunciato che dal 10 novembre una nuova porzione di città viene chiusa alle autovetture. Sì. E quindi in concreto proprio si tratta di Piazza Santa Trinita e anche i sensi di marcia dei Lungarni cambieranno. Esatto. Allora, tu cosa ne pensi di questa città pedonabile che si espande, che diventa sempre più grande. Io 12 ettari vuol dire come 12 campi da calcio praticamente. penso che andare con le macchine non è possibile. No, in una città come Firenze poi è Si difficile. farà tutto a piedi o in bici, ma per andare in Ok. bici si cerca la pista ciclabile. Ok. E quindi, ma le piste ciclabili ci sono in città? No, non ci sono. Ci sono solo nei Sì. Lungarni. Ce ne sono alcune, però forse potrebbero sicuramente essere potenziate. In questo giornale Sì? tutti si fanno la stessa domanda: cosa accadrà il 10 novembre? Ci sarà sicuramente un po' di caos, perché se cambiano la viabilità, lì per lì almeno ci sarà qualche problema, qualche disagio. Però bisogna riconoscere che la scelta di rendere pedonali certe zone della città è stata assolutamente, di successo. Noi ci ricordiamo tutti, appena il sindaco Renzi fu eletto, ci fu il primo intervento di pedonalizzazione non solo di Piazza del Duomo, che lo era già, ma anche di quel tratto, di via Cavour, e del centro storico, proprio nelle immediate vicinanze del Duomo e del Battistero. E tutto ha funzionato bene, in realtà la città ne ha tratto giovamento. Ora l'operazione sta allargandosi anche a Santa Mi Trinita. fa piacere saperlo che ha funzionato bene. Io ci passo sempre al ponte di Santa Trinita, dove ci sono le quattro statue. Quindi praticamente i ponti che non sono più percorribili in auto, quanti sono ormai? Sono diversi, Sì. perché su Ponte Vecchio non ci si può andare, No, si almeno. fa a piedi a Ponte Vecchio. Ponte Vecchio si fa a piedi. Poi gli altri ponti, ce ne sono altri due, se non erro, che ormai sono chiusi al traffico. Che non è più Non è più possibile. possibile andarci in macchina. Beh, questa è una. Ma quando c'era il ciclismo non era possibile. Il ciclismo è stata un'esperienza molto interessante per la città. Senti, ma il tuo commento, quindi, riguardo a questa scelta del comune. Il mio commento è questo, se state attenti. Ora, domenica 10 novembre, o farete tutto a piedi o andate in bici, questa è la vostra scelta, ma Gabriele Costanza vi consiglia di non prendere la macchina perché non è possibile. Perché sta cambiando, non mi piace, perché Firenze a volte succede sempre qualcosa, c'è sempre il caos. Ma tu vai in bicicletta, Sì, Gabriele? di solito io vado in bicicletta quando ci sono i periodi estivi. Quindi d'inverno quando piove Non ci un po'. posso andare perché non è possibile quando inizia a piovere, se no mi faccio a pedalare una mano sola e poi in quell'altro devo tenere l'ombrello. Quindi il consiglio che possiamo dare è: Metterci se piove l'imperméable. andate a piedi, se c'è bel tempo la bicicletta può essere un'opzione. Ricordatevelo e ascoltate sempre il meteo tutti i giorni. Se c'è il sole, camminate a piedi, ma se piove non prendete le bici, ma camminate con l'ombrello, se no vi tocca mettere l'impermeabile. Bene, ciao a tutti, alla Ciao, prossima puntata. arrivederci, alla prossima puntata e ricordatevi di quello che succederà domenica 10. Benissimo.